Polia, il comune montano della provincia di Vibo Valentia, da 4 mesi è quasi isolato. Infatti la strada provinciale 45 è chiusa e le altre arterie che collegano il comune con il mondo non versano neanche loro nelle migliori condizioni. Questa mattina il sindaco è stato ricevuto in prefettura per un vertice al quale hanno partecipato anche il presidente della provincia e i tecnici dell'ente per vedere di risolvere la situazione. È un comune praticamente isolato perché le vie alternative al momento hanno difficile percorrenza, una percorrenza praticamente doppia rispetto a quella che c'era prima, quindi da 4 mesi ormai. Abbiamo avuto questo incontro oggi col presidente della provincia, col prefetto, che ringrazio per averci ascoltato. Abbiamo posto diverse questioni, si è stabilito, come abbiamo più volte richiesto, che venga comunque si inizi a fare la pulizia su questa strada, sull'SP45, e che venga spostato il punto di chiusura per consentire anche l'accesso a chi ha i fondi, a chi ha deve andare a coltivare i terreni. E lì ci hanno garantito che entro al massimo 2 mesi, 1 mese e mezzo, 2 mesi, verrà effettuata la consegna dei lavori, perché c'è già un finanziamento di 785.000 euro complessivi su cui al momento è in affidamento la progettazione esecutiva, e ci hanno garantito che la consegna di questi lavori, che consentirà di realizzare le opere e quindi di fare la riapertura poi della strada, verrà fatta nell'arco di 1 mese e mezzo, al massimo 2, quindi speriamo per Natale di poter almeno festeggiare con la consegna dei lavori e l'inizio dei lavori, che permetteranno poi la riapertura al transito della nostra strada. Fino a questo momento voi che strada utilizzate per arrivare in paese? Ci sono 2 vie alternative che entrambe percorrono la SP46 principalmente, una passa per Filadelfia e una per Monte Rosso. Queste strade presentano notevoli problemi di percorrenza, sia perché il flusso veicolare è notevolmente aumentato e sia perché ci sono dei lavori in corso, soprattutto sul tratto con Monte Rosso, che rendono anche difficile il transito. Ci sono dei punti che sono praticamente forse messi anche peggio dell'SP45, quindi ci sono notevoli difficoltà e anche pericoli per la gente, per l'incolumità delle persone che l'attraversano. Noi abbiamo anche per esempio la farmacia che viene da fuori, la farmacista, e anche difficoltà a raggiungere il posto, ci sono i medici che vengono da fuori, anche portare semplicemente il pane nelle nostre attività è diventata un'impresa quasi impossibile, molto difficile. Vi ritenete soddisfatti da questa riunione? In parte, non completamente, ma in parte comunque è l'avvio, è la continuazione, il proseguimento e l'avvio di un percorso che consentirà almeno di avere dei tempi certi sulla riapertura, e speriamo si siano accelerati anche dopo la riunione odierna.